with Natasha, ovvero a letto con Natasha. Questo pomeriggio siamo anche a letto con Massimo Giorgetti, creative director di uno dei miei brand preferiti, MSGM. You like him? Io so, la tua crescita è stata una cosa veramente spettacolare. Devo dire congratulazioni. Grazie. Cosa pensi che è dovuto non solo al brand, però, cioè, cos'è il concept comunque del brand? Il concept è comunque allegria, sì, colore, sì, gioia, spensieratezza, sì, e comunque anche ironia. Sì. Cioè, il messaggero non si prende mai sul serio, è sempre, sì, è sempre easy. Ma da dove viene tutto il nome, ovviamente? Il nome MSGM erano le iniziali delle quattro persone che mi hanno convinto a iniziare questo progetto. Ah, ok. Erano quattro nomi ed erano le iniziali dei nomi. Poi siamo rimasti in due, sì, due persone, ed erano comunque le iniziali, sì, di queste due persone. Poi sono rimasto da solo dopo sei mesi e sono comunque l'acronimo del mio nome e cognome, sì, quindi è proprio destino. Okay. Ma senti, la collezione attuale adesso, questo che è il lupo, sì, che sto indossando io, che è Spring Summer 2013, per chi tu hai, quando disegni, hai un'idea della donna per chi disegni? Hai un, cioè proprio c'è un personaggio in cui ti ispiri? C'è un'idea? Ma diciamo no, sono sincero. Ti hai ispirato dai tuoi amici? Sì, guardo, sono molto attento, guardo tutte le persone, che comunque ragazzi e ragazze che mi, sì, girano intorno, beh, amici, colleghi, eccetera. Diciamo che registro tutto il giorno. Sì. Poi ogni tanto faccio lo screenshot di quello, sì, che mi piace. Sì. Sia in testa, sia con l'iPhone, sia, sì, con l'iPad, sì, lo chiamo screenshot, poi metto tutto insieme e cerco comunque di dargli un senso, di creare la collezione e parto da quel concetto e ci creo il mondo, sì, intorno. Ad esempio, sì, questa collezione è nata da questo concetto di tigri, sì, e pantere, potete vedere, mixate però con dei dettagli un po' etnici masai. Infatti, c'è, cioè, tanto etnico, sì, in questa collezione. E qui l'idea divertente è che era comunque quella di fare un etnico, sì, però ironico, non, sì, un etnico pesante. Un etnico pop, sì, un po'. Etnico pop, sì, MSGM comunque sempre stampe. Sì, colore, infatti. Sì. Ma sì, top città per ricerca? Per me è Londra. Ecco, sto per dire, per forza. Per quello che subito abbiamo, sì, connesso, no, io sono londinese. E poi anche il prezzo, quello è importante, sì, no? Perché parliamo di quello, perché MSGM ha deciso di non diventare, no, un super lusso, ma di tenere un prezzo. È una anche collezione che sta a metà tra una prima linea e una seconda linea. Sì. Il complimento più grande che mi hanno fatto ultimamente è che è stato definito la prima collezione contemporary italiana. Sì, è vero. Facciamo un po' di yes and no. Ok. O sì e no. Vediamo cosa Massimo pensa, okay, di tartan. Tartan? Io con il mio inglese tartan. Dicevo, cos'è tartan? Io credo che pane dice sì. Vieni, vieni. Ha detto di sì. Pane dice sì per tartan. Yes. Tartan, yes. Yes. Ok, yes. Va tartan, bene. Yes. La regina Elisabetta? Yes. Yes, British. Yeah, British. Adesso il punk va molto di moda, il terra va molto di moda. È vero. Regina Elisabetta. Quindi lei è super di moda, sì, adesso. Super cool. Veramente. Super cool. I pantaloni a zampa. Pantaloni a zampa? No. 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 Almeno che sei magro, magro, magro. Magro, fra un anno. Sì, fra un anno. Va bene, allora rivedremo fra un anno. Adesso è no, now is now. In a year, yes. Volevo chiederti i gemelli awesome, ma mi è più divertente chiederti i gemelli diversi. Ma tutti e due, yes. Ah, sì? I gemelli dolce, mi piacciono molto, adoro loro, adoro il marchio. Sì, sì, sono stati molto bravi. No, bravi, beh, sono hanno molto creato molto un carino concetto di lusso nuovo. Hanno, sì, creato con è vero. Senti, mi sa che di sicuro non hai detto. No, mi piace quello delle donne. Senti, ma invece
invece chiediamo Justin Bieber. Yes, yes, yes. Like, yes, yes, oh, yes. Ci vuole già linguare, guarda, cosa devo fare. Intanto facciamo un gelo. Ciao, grazie.